Estracom e Open Fiber, in accordo con l'assessorato all'innovazione tecnologica del Comune di Prato, hanno cablato circa 55.000 unità immobiliari nelle zone a maggiore densità, entro la fine dell'anno al via altri cantieri legati al PNRR. Droni che portano pacchi, auto elettriche per l'ultimo miglio, controllo digitale dei grossi mezzi di trasporto. Estra è il principale partner tecnologico della nuova logistica smart sperimentata all'Interporto di Prato. Si è conclusa la 12ª edizione di Energicamente, la scuola di sostenibilità di Estra, a cui hanno preso parte oltre 700 scuole italiane, più di 300 tra Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria. È la pratese Rifò, che ricicla e rigenera scarti tessili per trasformarli in nuovi abiti, ad aggiudicarsi la terza edizione di E-Cube, il concorso di Estra, con Anna Bianca e Startup Italia, riservato a giovani aziende innovative.